Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, siamo tornati, Handball Talk, nuova puntata, il podcast in cui parliamo di pallamano. Io sono Matteo Aldamonte, subito un saluto al mio compagno di viaggio Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi! Ciao Matteo e ciao a tutti! E oggi andiamo, come promesso, nell'universo femminile, nell'universo rosa della Serie A Beretta. Un saluto al capitano della IOMI Salerno, Pina Napoletano. Ciao Pina! Ciao, ciao Matteo, ciao Pierluigi, buonasera a tutti! Come stai innanzitutto? Tutto bene, grazie. Smaltite le fatiche del weekend? Sì. Una trasferta un po' insolita, ma tutto bene, insomma. Siamo tornate ieri in mattinata. E insomma... Abbiamo giocato a Leno sabato. Eh sì, avete giocato, avete vinto 28-20, una partita sì, abbastanza in controllo, diciamo, per Salerno, a parte forse un piccolissimo calo. Io l'ho seguita in diretta, un piccolissimo calo, ma Avram vi ha subito chiamato in time out, ha rimesso insieme le idee, però tutto sotto controllo, mi è sembrato. Sì, siamo partite molto bene, un primo tempo abbastanza buono, poi il secondo tempo c'è stata qualche defiance, diciamo così, però poi alla fine dai, ci siamo riprese, abbiamo vinto e potevamo fare di meglio, ma va bene così. Ci impegneremo per le prossime partite, cioè comunque tanto da lavorare, tanto da migliorare, considerando tutti i tempi, i mesi di stop del lockdown, per cui stiamo facendo ancora un po' fatica a rientrare in ritmo partita. E per me le prime due partite sono state stranissime, proprio giocarle, quindi ora ci stiamo rimettendo in carreggiata, diciamo così. Certo, Gigi, in effetti... noi siamo partiti spediti, no? Sulla valutazione delle partite, su quello che è successo, quello che non è successo. Però c'è da dire, e anche tu come atleta lo stai provando sulla tua pelle, è inevitabile, no? Che il fattore assenza dal campo così prolungato per tanti mesi influisca su questo inizio. Probabilmente tra qualche mese vedremo partite ancora più belle. Sì, assolutamente, c'è questa sensazione strana, quello che diceva Pina è assolutamente corretto. Poi tra l'altro sentirlo dire da Pina con la sua esperienza fa ancora più effetto, quindi figuriamoci chi di esperienza ce n'ha di meno, quanto può essere ancora più strano. Fa strano ritornare a giocare dopo tanto tempo, fa strano questa sensazione dei palazzetti così vuota, fa strano avere sempre, misurarsi la temperatura, fare i protocolli. È tutta una macchina che comunque è, per carità, assolutamente correttissima, doverosa eccetera, che però aggiunge questa piccola diversità alla normale vita di un atleta, alla normale preparazione di una gara. Sì, ci stiamo abituando pian piano, insomma. Sì. C'è tanta voglia di giocare, però ti ripeto, per me le prime due partite sono state proprio strane. Me la giocatrice, ora pian piano ci si normalizza, quantomeno sì, ci si fa sì, l'abitudine, perché poi alla fine è una questione di abitudine. L'abitudine, no? esatto, Gigi, sì. Certo, anche se sul fattore pubblico speriamo di non abituarci mai, speriamo che presto si possa tornare a giocare con il pubblico sugli spalti, indubbiamente. Sì, la mancanza si sente, e tanto. Eh sì, assolutamente. È proprio brutta come sensazione entrare nei palazzetti e vederli vuoti. Assolutamente d'accordo. Allargando il discorso un po' a tutto il campionato, dopo tre giornate voi avete avuto la pausa per gli impegni della nazionale. Le prime tre giornate vedevano quattro squadre in vetta, invece questo sabato, in questo weekend, hanno rallentato in due. Hanno rallentato sia Mestrino, che ha perso con Ferrara, sia Bressanone, che ha pareggiato a Pontinia. Intanto ti aspettavi il pareggio di Bressanone a Pontinia? Assolutamente no. Penso che Pontinia sia una squadra che farà tanto in questo campionato, ma il pareggio di Brixen non me l'aspettavo. È stata bravissima già dalla fine a pareggiare. Un gol alla Babbo, direi. Un gol alla Babbo, sì, che ha strappato questo punto per il Brixen. C'è stato qualcosa, io non ho seguito, ho visto giusto qualche azione in questi giorni, mi sono ripromessa di riguardare la partita. Strano. Però vabbè, ci sta Matteo, ti ripeto, comunque rientrare in campo dopo tanti mesi
qualche effetto lo fa, per cui ci saranno delle sorprese secondo me durante questo campionato. Anche le new entry si stanno facendo valere, per cui secondo me se ne vedranno delle belle. Eh sì, Gigi, il fattore neopromosse non è da sottovalutare, anche perché poi abbiamo visto le campagne acquisti, soprattutto di Erice e di Pontinia, neopromosse fino a un certo punto. Infatti diciamo che faceva strano anche vedere questo Pontinia a zero punti, e quindi probabilmente faceva altrettanto strano vedere Pontinia a zero punti, come può far strano vedere Brixen strappare il punto con il gol del pareggio, strappare questo punto fuori casa. Sicuramente inaspettata, no? questa defiance da parte del Bressanone, però chiaro che le campagne acquisti che ha fatto l'Erice e il Pontinia non sono sono state decisamente importanti e non si nascondono dietro un dito, quindi secondo me alla lunga sono squadre che sono in completa evoluzione, sono in completa totale costruzione, a differenza delle schiacciasassi, delle più quotate Salerno, Oderzo e Bressanone, che sicuramente hanno dalla loro una struttura che va avanti già da molto più tempo e hanno anche un gioco molto più rodato. Fina, arrivo al punto centrale, però sabato c'è il primo vero scontro diretto del vostro cammino e anche del cammino di Oderzo, perché tutte e due avete sicuramente dimostrato, confermato anzi, quello che eravate fino alla passata stagione e negli anni scorsi, quindi squadre assolutamente protagoniste. In questo momento siete in vetta, la classifica ovviamente è prematura da analizzare, è ancora tutta da fare, però Salerno-Oderzo esercita sempre un certo fascino. Sì, sabato c'è questo big match, noi ci siamo, da questa settimana ci prepareremo al meglio, concentrate, è una partita da non sottovalutare assolutamente. Oderzo è un avversario di tutto rispetto e ha recuperato anche Dura, che è neomamma, e sta giocando bene, è andata anche a vincere a Erice, per cui dobbiamo stare attente, cioè dobbiamo portare questi punti a casa e giocare al meglio delle nostre possibilità, Matteo. Gigi, sicuramente non possono permettersi, vedi anche l'andamento di Leno, no? Avevano un vantaggio, sì, sul 19-10 e in 5 minuti, in 10 minuti hanno subito un break di 6-0, il Leno è tornato sotto di 3, e quindi poi, esatto, poi è chiaro, esatto, che poi basta rimettersi a giocare come si deve e si ritrova subito il vantaggio e si aumenta lo stacco e la differenza di gol. Però questo è un blackout che non può accadere contro l'Oderzo, contro perché lì poi lo parte. Esattamente, Gigi, esattamente. Questa è una defianza che non possiamo permetterci contro l'Oderzo. E dobbiamo appunto lavorare su questa cosa. Duran, 37 gol nelle prime 4 partite. Come la commentiamo? Si commentano da soli. Possiamo anche evitare di commentarli. Duran. È ritornata la giocatrice che avevamo lasciato, insomma. Duran è una giocatrice esperta, brava, che ti mette in difficoltà. Quindi dobbiamo stare attente. Duran secondo me è un po' il cuore di Oderzo, insieme a qualche altra giocatrice, ma Duran è il cuore di Oderzo. Penso che anche le compagne, avendo ritrovato Duran, si sentono pure più tranquille, abbiano una sicurezza in più, e quindi questo comunque gioca a loro vantaggio. Invece, per quanto vi riguarda, sto dando un'occhiata alla classifica delle marcatrici, alla top 20, vale per quello che vale naturalmente, però è interessante vedere un dato: dalla Costa 21 reti, Manojlovic 21 reti, Napoletano ne fa 20, siete tutte là, segno forse di una squadra che ha cambiato qualcosina. Sono arrivate Kovaceva e Todorova, che sono due giocatrici molto duttili, entrambe di nazionalità bulgara, una squadra livellata, no? Nei valori al suo interno avete fatto quadrato, la fame di vincere poi resta sempre quella, però. Sì. Che sì, cosa sì, è cambiato, ecco, in questa Salerno, nella Salerno di quest'anno, secondo te? Ma
posso dirti? Sicuramente gli obiettivi nostri personali da giocatrice sono sempre gli stessi. Abbiamo fame di vincere, questo è inutile nasconderlo. Penso che ogni giocatrice che viene messa in campo dalla nostra sia in grado di svolgere il suo compito, sia in grado di fare bene. E con lo stesso Ramona, che è comunque una giocatrice molto giovane, è completamente affidabile, per cui non voglio dire che ha lo stesso valore della Costa, perché comunque Ilaria è una giocatrice esperta, brava, talentuosa, ma Ramona sta lavorando molto bene, per cui non si notano tante differenze se l'allenatrice fa un cambio, ecco. In più le due ragazze bulgare sono due atlete molto molto importanti. Lidia Kovaceva, il centrale, ci sta dando una grossa mano, una ragazza che si impegna tantissimo. Madeleine, anche lei è molto giovane e si allenano bene, hanno anche loro voglia di vincere. Siamo abbastanza contenti, il gruppo è molto unito, lavoriamo bene, siamo serene e questo comunque è importante per la squadra, insomma. Gigi, c'è un sottile filo rosso che lega le dichiarazioni delle giocatrici di Salerno a quelle dei giocatori di Bolzano, nel senso che... Vero? L'abbiamo detto mille volte, l'abbiamo detto mille volte, questo paragone oramai è diventato quasi scontato, no? Però Salerno sta al campionato femminile come Bolzano sta a quello maschile, è innegabile, sono due squadre che ricercano e attualmente, oltre che la continuità, la perfezione, soprattutto il Salerno, perché sono squadre che curano i dettagli, sono squadre che non si accontentano. Il Salerno è una squadra che quando prende un innesto non è per caso, quindi oltre al talento c'è la capacità, c'è la lungimiranza di inserirle all'interno di un sistema di gioco. Hanno tante giocatrici, hanno la possibilità di avere una qualità dell'allenamento molto alta, perché poi chiaramente avere tante giocatrici livellate o quantomeno talentuose o molto importanti fa aumentare la qualità dell'allenamento, che poi è fondamentale per affrontare la partita nel migliore dei modi. Quindi insomma è una serie, c'è un effetto domino che permette a questa squadra di continuare ad essere la squadra da battere. Nel frattempo ci sono rumori di vita vissuta sotto i vostri microfoni. Vi chiedo di stabilizzarvi quanto più possibile. Pina, resto nell'ambito femminile, però salto, cambio argomento, perché tu hai giocato a lungo tantissimo con la maglia della nazionale, adesso ci sono tante ragazze giovani anche che arrivano da Salerno o che sono nate a Salerno, mi riferisco per esempio a Fabbo, e che vestono la maglia della nazionale. Liliana Ivaci alla guida di questa squadra, di questa formazione, della selezione azzurra. Che idea ti sei fatta su questa nuova nazionale che ha preso vita e che dovrà affrontare subito un impegno importante, le qualificazioni ai campionati mondiali, che sono importanti perché passano due squadre su tre, e quindi è vero che siamo una squadra giovane, è vero che siamo una squadra nuova, però due su tre, non provarci sarebbe un peccato. Esattamente, esattamente. Guarda Matteo, io sono molto ottimista, come hai detto tu, una nazionale molto ringiovanita, però ringiovanita con... diciamo pezzi molto talentuosi, la stessa Giulia, Ramona, con qualche innesto di qualche ragazza che ha già vissuto la nazionale. Sono molto contenta anche del ritorno nazionale di Irene, di Fanton, che credo sia un valore importantissimo per la nostra nazionale. Io ti ripeto, sono ottimista, spero che siamo anche capitati in un girone, non voglio tirarmela, ma abbastanza semplice, c'è il Kosovo e l'Austria, per cui qualche speranza in più c'è. Quindi mi auguro veramente che le ragazze possano fare bene e sono anche contenta del lavoro che sta facendo Ivana, perché Liliana, scusami, le ragazze sono molto entusiaste, ne parlano molto bene, per cui c'è un'area molto, molto buona, gira positivo. Un'area molto... Sì, esatto. E... speriamo bene, dai. Gigi, no, è vero che abbiamo cambiato tanto, è vero che quando si ringiovanisce molto una squadra
è lecito richiedere del tempo, prendersi del tempo per degli obiettivi, però è vero pure che se poi l'obiettivo lo centri subito ti aiuta a crescere e ti fa bene. Eh sì, e questo che cosa fa? Diciamo che diminuisce un po' quelle aspettative, non che tolga la voglia di raggiungere l'obiettivo, però magari, come dici tu, costruendo un gruppo così giovane, il tempo a disposizione per raggiungere quegli obiettivi è magari più lungo, quindi se si riuscisse a raggiungere prima sarebbe una gioia ancora più grande, ovviamente, no? E poi credo che questo sia un mix straordinario, il mix tra esperienza e freschezza talentuosa delle nuove entrate nel gruppo. Sceglieremo il tutto e spero che arrivi il cocktail perfetto. Tina, stavi aggiungendo qualcosa? Ecco. No, sono d'accordissimo con Gigi, speriamo bene, infatti incrociamo le dita e aspettiamo. Molto bene, molto bene. Primo quarto d'ora che se n'è andato, noi stiamo per passare al campionato maschile. Vorrei passarci senza creare difficoltà a Pina, però voglio chiederti, dopo le prime 7 giornate, se ti sei fatta un'idea e se vedi una favorita, se ti sei fatta un'idea, ecco, sì, del campionato, di quello che sta succedendo. Vabbè, il campionato è sicuramente ancora molto lungo. Vabbè, diciamo che una preferenza, cioè, l'avete detta tu e Gigi prima, il Bolzano. Ma per affinità, però, o per qualche motivo? No, per affinità, affinità, perché in passato è capitato, magari quando c'erano delle coppie importanti da giocare, capitava che se il Bolzano vinceva, il Salerno vinceva. Allora è scaramanzia questa. È scaramanzia. Questa è scaramanzia bella e buona, è chiaro. Sì. Mi hai scoperta. E niente, penso anche il Siena sta facendo abbastanza bene. Vediamo, non voglio sbilanciarmi più di tanto perché, ti ripeto, il campionato è lungo, così come nella femminile ci potrebbero essere delle sorprese. Molto bene, Pina, grazie mille. Grazie mille a voi, buona continuazione. Grazie, buon campionato e insomma, buona pallamano. Grazie mille. Ciao Pina, ciao. 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 Crepi, crepi. E allora Gigi, siamo entrati sul versante maschile con questo auspicio, diciamo, malcelato di Pina Napoletano, un po' velato di scaramanzia, legato al campionato maschile, che però intanto ha giocato la 7ª giornata, si è giocato appunto questo importante turno di Serie A Beretta, importante perché c'erano due scontri diretti su tutti. Intanto stravittoria del Conversano sul campo di Pressano, 33-24, inizierei da questa partita dall'inquadrare un po' questa prova di forza di Conversano e Pressano, che è scivolata completamente in controtendenza con quello che aveva dimostrato nelle giornate precedenti. Sì, innanzitutto perché il Conversano si è scrollata di dosso tutta i fantasmi di Pressano, no? Perché fuori casa era quasi una bestia nera, diventando. Ha sempre faticato oltremodo e ha sempre lasciato tanti punti in quel di Pressano, e invece ieri ha ingranato la quinta, anzi la sesta, ed ha superato agevolmente, dando anche, come dicevi giustamente tu, un segnale forte al campionato. Un campionato che, a proposito di segnali forti, lo puoi anche dire tu, chiaramente ti lascio a te l'onore, ma l'ultima notizia per il Trieste cozza con la pessima di Cassano. Esattamente, perché Trieste è andata a vincere, lo ha fatto grazie, nello specifico della partita, agli ultimi 5-6 minuti stratosferici di Milovanovic in porta, dopo il gol del vantaggio di Dapiran, 25-24, ma ciò che più conta poi è il finale delle partite, e il finale dà ragione appunto alla squadra giuliana, che aveva vissuto peraltro una settimana complicatissima, perché Carpanese si è dimesso, in panchina è andato il direttore sportivo Giorgio Veglia, quindi in questo momento sono alla ricerca di un allenatore, e invece Cassano Magnago ha perso due partite consecutive, tra l'altro due scontri diretti con Sassari, con Trieste appunto. Insomma, sicuramente Kolec avrà del lavoro da fare. Sì, sono tornati un po' con le ossa rotte, forse anche un po' nel morale, da quel di Sassari,
e hanno purtroppo inanellato la seconda sconfitta consecutiva, questa volta tra le mura amiche. Non, secondo me non era una questione tanto di stimoli, perché chiaramente il Trieste voleva uscire fuori da questo un bellissimo, e il Cassano in casa aveva quasi l'obbligo di riscattare la sconfitta di Sassari, e invece è successo quello che probabilmente tutti non ci aspettavamo. E tra l'altro un Trieste molto spumeggiante, con un Dapiran Jolly che ha segnato dappertutto, compreso dall'ala destra e non nella sua posizione naturale, l'ala sinistra, che è stata ricoperta da Visintin. Quindi insomma era quasi immarcabile, ha scardinato e ha messo in difficoltà la difesa del Cassano, anche se oggettivamente è stata una partita come dire, che si è congelata un po' nei minuti finali. Ci sono stati tanti errori, come sottolineavi tu, tante parate, ma gli ultimi 5 minuti il Cassano ha avuto anche la possibilità in superiorità numerica, ma non è riuscita ad impattare una gara che il Trieste è riuscita, quel gol di differenza, il 25-24, se l'è portato e l'ha congelato negli ultimi 4 minuti di gioco, 3 minuti di gioco, ed è riuscita ad arrivare alla conquista dei 2 punti importantissimi per il cammino del Trieste. Ha vinto Siena, che sta pian pianino risalendo la classifica, sta un po' prendendo forma la squadra di Dumnic, con soprattutto, ho visto bene Marrocchi, nel turno infrasettimanale aveva giocato bene anche Gaeta, Kaja che si conferma come uno dei giovani più interessanti nel panorama nazionale. Anche Siena alla distanza, secondo me, come un buon diesel, sarà una squadra che potrà dire la sua in maniera importante. Marchio di fabbrica delle squadre di Branko Dumnic, no? Ci mettono un po' per entrare probabilmente in sintonia con quella che è anche la sua politica di gioco, però poi una volta che entrano diventano insomma squadre molto molto pericolose. E guarda caso il miglior momento di Siena è coinciso con il rientro in campo di Felipe Gaeta, che sicuramente ha rimesso un po' ordine nelle posizioni e anche come peso sia umano che sportivo. Sicuramente il Siena ne ha aumentato un bel po'. E comunque, Gigi, dando un'occhiata alla classifica, tra il primo posto di Bolzano e il settimo posto di Trieste ci sono appena 4 punti, il che vuol dire 2 partite con 2 sole squadre: Bolzano, che però sabato non ha giocato, e Sassari, che non hanno mai perso, anche se Sassari ha lasciato un punto per strada. Insomma, tutto equilibrato, tutto combattuto. Tra l'altro quasi tutti hanno perso scontri diretti, hanno lasciato punti, insomma... impossibile veramente fare pronostici. Sì, l'abbiamo sempre detto, ogni tanto insomma qualche domanda sibillina rispetto ai pronostici, ma l'abbiamo abilmente schivata sia io che tu. Perché? Perché chiaramente è ancora tutto aperto, siamo ancora qui a ricordare questa cosa. Sicuramente questi segnali del campionato, queste sconfitte inaspettate, manifestano quello che è l'equilibrio nelle zone alte della classifica, che garantiranno lo spettacolo e magari il brivido fino alla fine. Mi aspetto che il Brixen recuperi il terreno perso, perché è un po' attardato, è in 8ª posizione a 4 punti di distacco dal Trieste, che è 7ª, e quindi probabilmente mi aspetto un rientro di Bressanone e poi una continua battaglia nelle zone alte. Tra l'altro anche nella parte bassa, e poi chiudiamo, tutto cortissimo, perché tra i 4 punti di Bressanone e i 2 di fondi di Molteno, di Albatro, di Fasano, sono tutte lì appiccicate, e ricordo che quest'anno ne vanno giù in 3, perché per il prossimo anno poi bisognerà riequilibrare il numero di squadre, quindi saliranno 2 squadre dalla 2, ma retrocedono in 3 quest'anno. E quindi anche là sotto è lotta serratissima, e sarà veramente lunga ed estenuante, a mio avviso. Eh sì, e poi come i campionati ci hanno abituato, magari anche a qualche colpo di coda, quindi qualche partita, qualche punto importante, pesante, rubato alle prime della classe, sicuramente possono invertire l'inerzia di una classifica, quella delle posizioni un po' più basse, che è, come giustamente ricordavi tu, è cortissima. Quindi attenzione ai passi falsi,
è perché ci si può rilanciare anche dal basso, soprattutto in questa fase, perché sono tutte squadre in grado anche di poter come dire, dare la zampata vincente anche a partite inaspettate, no? E lo scopriremo settimana dopo settimana, naturalmente approfondendo tutto questo insieme anche qui su Handball Talk, su Spotify, su Facebook e su tutti i canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball. Per oggi però è tutto per questa puntata, grazie Gigi. Ciao Matteo, grazie a tutti. E buona palla a mano a tutti, alla prossima, ciao! Tiro e un gol pazzesco sulla rete, incredibile! Coniglio tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!